accidenti. Veramente molto bello. Ma questi li potremmo andare a cogliere. Poi ce ne avrà 4-5 anni. Bello, molto bello. E anche perché da cibo. Sì, è vero. Qualche volta la incontro. Qualcuno... La mia macchina sta là, ce l'ho parcheggiata. Sotto cellino. E 12 lì provo a macchiare. Ma questo è selvatico? Sì, sì, sì. Quello c'era 4-5 anni. Sarà buonissimo. È un peccato. Ma questo è, secondo me, più bel a vederlo che. A vederlo volare. Amor che a nulla amata mar perdona. Sono versi di Dante o di Notturno? Quello di Saturno sta scritto a cuci, il giorno passa come le prete, rota la balla e ne ve mi arrete. E mentre lo tempo passa, un giorno dopo l'altro, qua ci sta un bicchiere di Danilo, per esempio, leggere la poesia di Danilo, posso? Come no? Mi sia consentito leggere in questa pubblica piazza un ricordo caro. Lì il rosso è bianco, mi sia consentito, mi sembra che è un po' bianco. No. Sul bianco. No, detto sul, quindi, sul montonico, visto quello è l'ubbicir di Danilo, un amico mio carissimo, che purtroppo non c'è più, che vi saluta dall'assù, che oggi ci ha regalato questa bella giornata azzurra. Dopo lo pianta re dalla banda, che ti portai a Luca Ambsante. Nasta cantina sullo fussato ancora una volta ci abbiamo trovato, mezzo alla tavolata, che la manica allo fianco ci sta impostato un bicchiere sciante. Mentre struciamo, non ci mettiamo un fiore, pensando a Danilo che in cielo mi vola. Tanti ricordi affiora la mente, insieme a noi a tutta la gente venuta da fuori per l'ultimo saluto. A nome buono che Dio ha voluto, dall'alba all'utramonte, sull'ubivo li trovi sempre pronto, ben disposto a dare una mano a Cicilla, allo compare, alla plegata, allo banchista, allo fiorare, alla farmacista, e io ti facevi il piacere senza circa mai una lira. Essere più contento quando potevi aiutare la gente, avvocato, professore, medico, cafone, presidente, segretario, pensionato e commerciante, sartore, scarpare, meccanico e macellare, socialista, fascista, pepista e campanaro, pennese, castionese, pescarese e terramana, abruzzese, marchigiano, straniero o italiano. Ma lo bene più grosso, e li sapevi tutti quindi, era per la scuola, le bardisce di Bisinto. Io mo me la ricordo, dentro la scuola, quando veniva a una certa ora, appena suonata la campanella, lo sdiuna era una cosa più bella. Pane conto, caci fragiche, roba sana e genuina, annaffiata sempre anche un po' di vino. Lo montone che è nostro, leggero e frizzicante, ah basta, no, ecco, no, ma basta, se no è che mi arbi a piangere. E dopo sto bicchiere, guarda, si che fa, come ne faccio un altro. E dopo un altro pure mutignano mi faccio, per cercare di capire, sto mondo infame. La ramaccia non si streppa mai, la gente buona se ne va e le stelle sullo cielo, silenzio sta a guardare. Io quando sento il rumore che veio dallo fossato e mardi qua mi sento un altro. L'acqua trota che cantano alla briglia mi caccia dal cuore tutta la picontria e così è motivo di imparare unita ad Ermelinta e insieme a tutta la gente buona che visita. Ti aspettavo. No, io lo ho detto. Me l'ha detto, abbiamo detto, noi la seguiamo. Bene, poi massima. Vino Mondonico, oggi mi sono trovato sopra a questo tavolo una sorpresa. Vi lascio dire a voi se è bello, insomma, no? Ma non so chi ce l'ha messo, ma ho trovato una fotocopia di un giornale stampato, se leggo bene, un 10 aprile del 1921. Mi sono fotocopie di un giornale, perché Bisende quei giorni era fonte di cultura. Ah, ora si vede che qualcuno che ha letto il mio libro e che ci ha scritto questa cosa qua, no? Però lasciamelo fare, questa è la sorgente dell'Ufino, cioè una cosa bella,
Allora si vede che qualcuno anonimo NN, non so chi, ma mi ha portato questa cosa qua che io ho ritrovato qua. Veramente bello, vi dovete credere. È la stampa. Oh, intanto notturno, molto molto bene, lo apprezzo moltissimo. Ogni volta che venga Bisenti, lui è la prima persona con la quale parliamo, ci beviamo un bicchiere e vediamo anche le sue opere. Quindi notturno è già una piccola parte nel vostro cuore. Sì, una bella parte nel mio cuore. E Bisenti pure. Bisenti, ci tengo moltissimo a Bisenti. Grazie, onorevole. Per me è proprio il paese più caro del mio collegio. Grazie, onorevole, grazie, grazie per queste belle parole. Abbiamo con noi anche il presidente della Proloco, di Francesco Nagrida, a cui anche TV Bis rivolge i suoi complimenti, grazie. I suoi auguri anche per la festa del 2 agosto, che finalmente è tornata ad essere una vera festa. Ed oggi abbiamo questo revival. Questo revival che... Anche quest'anno siamo stati fortunati, stanotte pioveva, oggi il sole è splendido, fa caldo, quindi la festa quando c'è bel tempo riuscirà sempre, riesce sempre. Poi, ecco, poi c'è Bacco, dice il professore qua, che rallegrerà tutta la compagnia. E noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio, la Proloco è stata rinnovata in alcune unità di giovani che si danno veramente da fare, ne sono contento e speriamo che si continuerà anche nel passato, noi cominciamo a invecchiare, quindi intanto diamo l'indirizzo ai più giovani. Grazie Presidente e in bocca al lupo per oggi. Grazie. Dopo che noi fra 10 giorni ci siamo decisi che ognuno di voi ha letto la relazione, veniamo qua e chiamiamo Pace, dopo le da chiamare, intanto lunedì deve essere inserito. Secondo me con forza deve essere inserita. Allora i sindaci e voi giovani rappresentate. Prendiamo atto. Prendiamo atto che è inserito. Giusto? Me ne posso andare che io ho un orario che per adesso non posso andare più. Condividi Zaccagnini. Vabbè, questo è che diceva Massimo. Vediamo se nella fase di prima occupazione. Portatori di allegria di Castiglione Messer Raimondo con il suo più grande attore Ercolino, prego, signore Ercolino, prego, ciao, come va? Ecco qua, allora per lo meno una volta all'anno già è una grande cosa, significa che ancora ci siamo sempre venuti a portare pace, allegria, amore, vino buono, montone, che buon appetito a tutti quanti. Ma hai preso un po' a sorpresa, ma sento... Io dico, ma tutte queste persone che si vanno uccidendo, guerra contro le... ma non è più bello farti una passeggiata? Se ascoltassero a noi, bisogna prendere, quella è una cosa seria purtroppo, si potrebbe anche fare un ragionamento là, però questo vale anche per quello, la vita... Volersi bene non è soltanto le cose serie, eccetera. Non ci può essere pace senza allegria, non ci può stare la salute senza l'allegria. Dunque prevenzione in tutte le cose, bisogna prevenire tutto. Noi siamo per la pace nel mondo, noi siamo per l'allegria, noi siamo per il bene. Basta, non lo so, questo perlomeno è il nostro credo, questo è il nostro Vangelo. Che il Vangelo che è unico, non è soltanto il Vangelo cattolico, è anche per l'Islam, quello e quell'altro. L'allegria alla base di tutto. È alla base di tutto, quando uno si vuole bene, significa voler bene a tuo fratello, fratelli siamo tutti quanti. Va bene, oggi divertitevi tutti quanti, viva Bisenti che ogni anno ci fa rivivere questa bella giornata, a chiusura della stagione festiva, della stagione allegra. Insomma, a chiusura di tutte le feste stagionali. Grazie. Va bene, auguri, ci vediamo dopo. Va. Il signor Dostiglio viene da San Nicola. Ecco. Dostiglio, questo carro lo porta per voler bene a tutti i bambini che partecipano per la festa del Mondonico e che aiuteranno quando crescono a partecipare e effettuare delle belle feste come abbiamo fatto noi quando eravamo bambini. Grazie Dostiglio. Beh, secondo me di meno, un po' di meno. Purtroppo non so da che cosa è dipeso, forse dal fatto che sia stata anticipata sta festa. Non lo so.
pecca un po' di pubblicità, secondo me, non lo so, comunque io vedo meno gente, io più che le persone conto le macchine. E per il servizio d'ordine come è stato predisposto? Come al solito siamo tutti pronti, insomma, per affrontare questa bagarre, anche perché il dio Bacco non ancora si impossessa degli animi delle persone. Appunto, c'è ancora, capite, la gente sta ancora in cilinzie, come si dice, è ancora dominabile. Comunque speriamo che il proseguo sarà ancora, comunque un po' di gente c'è, la festa può andare. Ecco, è migliorata secondo te? Bisogna fare qualche altra cosa per renderla più interessante, perché pare che ci sia anche una diminuzione di popolo. Ma cosa voglio dire? È migliorato, sai quanto per tanti anni sembra la stessa cosa, la stessa cosa. Certo, quest'anno c'è anche gente, però probabilmente si potrebbe, anzi secondo me si dovrà studiare qualcosa di diverso, no? Di nuovo, no? anche per la gente, per portarla di qui. Quello che mi è dispiaciuto è che ho visto questo abbandono, per esempio, negli stand dei contadini, no? Perché prima c'erano tanti stand dei contadini che tu vedevi proprio, no? Quella cosa paesana, la giornalità, no? Mo un po' più industrializzata. Qualcuno dice che dipende dal fatto della URSS, eccetera, non lo so, ecco. Comunque io sono sempre contento e sono sempre a disposizione per fare qualcosa di nuovo. Comunque grazie a voi che vi date sempre da fare a pubblicizzare questa cosa che è grandiosa. Grazie. Grazie signor De Antonis. Il segretario, ecco, un attimo solo, il segretario della Provoco, complimenti per questa festa. Grazie. E cosa sei felice per questa magnifica, per i carri, per la popolazione presente? Ma io sono felicissimo, anche perché quest'anno, avendo dovuto anticipare la festa una settimana, cioè non sapevamo nemmeno se riuscivamo a pubblicizzare bene la cosa. Quando pare ci siamo riusciti, adesso le previsioni che mettevano brutto tempo per oggi, per il momento pare che vada tutto bene, speriamo che restano anche soddisfatti, che dire. Segretario, molti hanno lamentato il fatto di mancanza di stand da parte dei contadini della nostra zona, trattandosi di materiale locale da propagandare come il vino, frittelle, lamentano appunto questa carenza di stand da parte dei nostri contadini. Cosa dice la Provoco in merito? La Provoco ha dato la possibilità a tutti di fare gli stand, però certamente ci sono da sostenere delle spese, diciamo, non indifferenti. E il problema, ecco, è che noi come Provoco, organizzatori della festa, dobbiamo far fronte per forza a queste spese, perché dobbiamo, per offrire un servizio. Gli altri giustamente non se la sentono di dover affrontare enormi spese, pertanto hanno preferito rinunciare. Le spese sono da addebitare alle sempre più esigenze della USL? Ma diciamo, innanzitutto ci vogliono degli stand a norma, che quindi affittarli costa già milioni. La USL va bene, siamo sempre sulle stesse tariffe, i collaudi sono quelli, però ecco, occupazione, pagare, poi versare l'IVA, perché qui si deve fiscalizzare tutto, quindi non ci stiamo. Per gli anni a venire pensate di aggiungere qualcosa a questa festa per non renderla sempre monotona? Ma sicuramente, noi stiamo cercando sempre di andare a curare gli aspetti che riteniamo negativi e che comunque ci fanno presente magari i cittadini, gli altri, quelle cose che non sono andate tanto bene, cerchiamo sempre di perfezionarle e di migliorarle. Adesso ci proveremo. Complimenti e grazie segretario. Arrivederci. Ciao. Ed eccolo qui con noi un'altra volta, con il suo carro, stavolta lavorando in bicicletta, il pescivendolo di Atri. Veramente questa bicicletta sono molto antico e questa valigia deve andare a lavorare alla miniera, a un Belgio. Tristi ricordi ci legano alle miniere in Belgio, specialmente Marcinella. La bicicletta, no? Ci sei in bicicletta, te? No, amo. Allora, che ci dici di questa festa? Questa festa mi è piaciuta sempre, è due volte che viene questa città di Vicente e vorrebbe a tutte le paesi di Vicente e non me ne scorderò mai. L'anno scorso ho fatto da te, oggi ho fatto la bicicletta e l'andrano e mi arriverà una cosa più bella della Brucia di Atri. Questi i pantaloni della Cafone. Vedi, il pezzo qua. Ah, questo è... Tutto
metri. Quanto ce l'hai grande? Che metto un millimetro, 200 millimetri, qua. Vedo un bozzo là, un ricambiamento. Ricambiamento? Lì per si sta qua, lì per qua.